Sometimes I see there's nothing good for me in a world with a big indifference inside. Sometimes I cry and I ask myself why everything is changing, 'cause of our mistakes. And there's too much bread in our bags, too much blood, babe, in our legs, too much greed in our life. A child is dead, tell me why. Too much death in our fears, too much anger, babe, in our tears, too much gold in our teeth. You might only live a second. Dove sta nascendo una cosa meravigliosa. Abbiamo qui con noi Andrea che ci parlerà un attimo di tutto quello che sta nascendo e quali sono i lavori che verranno effettuati. Ciao, grazie intanto. Sì, io sono Andrea Romei e sono il direttore della nascitura comunità residenziale per donne maltrattate Terra Madre. Siamo in un posto, in un luogo secondo me molto adatto per accogliere questo tipo di persone che hanno subito violenze di vario genere, dal fisico allo psicologico, proprio perché all'interno di questa corte, che poi vedremo, si potrà creare un ambiente di nuovo familiare, accogliente, grazie al quale poi ritrovare quella giusta dose di autonomia per formare di nuovo una struttura, una speranza di vita normale, tra virgolette normale. Qui verranno ospitati inizialmente otto nuclei, e per nuclei si intende mamma con 1 o 2 bambini. Saranno donne madri di diversa nazionalità. Il progetto è molto bello anche perché prevede l'inserimento lavorativo e sociale di queste donne attraverso diversi laboratori, chiamiamolo così. Abbiamo già attivato un piccolo laboratorio di pasticceria biologica. A breve attiveremo un contatto con un'azienda che si occupa già di verde, di manutenzione del verde, giardinaggio, creazione anche di giardini. Credo cose inerenti alla sensibilità, alla femminilità, per dare loro, appunto, come dicevo, un po' di speranza di una vita migliore. Saranno seguite, assistite, l'obiettivo comunque principale è dare loro autonomia, affinché fuori da qua potranno poi gestirsi il loro lavoro, la loro casa, la loro vita in maniera serena, insomma. Tutte le persone sono naturalmente professionisti, psicologi, educatori professionali, operatori di vario genere, volontari. Speriamo anche di coinvolgere un certo numero di volontari, che daranno anche allegria, credo. E più o meno è questa la sostanza. È una comunità residenziale per donne e madri maltrattate con i loro bambini. Lo facciamo per noi, per loro, per una società migliore. Allora, esiste già un gruppo Facebook che si chiama Terra Madre, al quale bisogna richiedere l'accesso e l'iscrizione, però chiedo ad Andrea, chi non avesse la possibilità di accedere alla rete o comunque per contattare direttamente la struttura o le persone che si occupano di tutto, come si può fare? Qual è la soluzione migliore? Certo, i mezzi per mettersi in contatto con me possono essere 2. Allora, il mio numero di telefono, che è il 339-661-6232, oppure una mail romei_andrea@libero.it. Sarebbe davvero una bella cosa, anche perché sarebbe nostra intenzione aiutare anche altre persone che hanno questa idea, questa missione, chiamiamola così, perché alla fine è un po' una missione, e rifare la stessa cosa anche in un altro posto, sfruttando, tra virgolette, la nostra esperienza e tutti i vari passaggi che si devono fare. Aiutati da noi sicuramente sarebbe più facile e più veloce. Allora, ringraziamo tutti i volontari che, come avete visto questa mattina, sono venuti a darci una mano e ad aiutarci in vari lavori, sperando che in futuro possano essere assolutamente tanti altri. Abbiamo trovato un ambiente assolutamente accogliente. Ringraziamo Andrea per l'ospitalità e soprattutto per tutto quello che sta facendo in questo momento.